E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza e benvenuti alla terza puntata della rubrica appunto Le Stagioni della Vita. E come avete seguito dalla sigla, siamo in collegamento telefonico col pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo. Ti ricordi che tu alla fine di ogni puntata lanci delle domande? Esatto. E abbiamo ricevuto delle risposte. Abbiamo avuto una famiglia che insieme hanno ascoltato la puntata e ognuno di loro ha espresso il proprio parere in relazione alle scelte. Il papà dice: le mie scelte sono state condizionate da difficoltà familiari, economiche e di salute. Mia mamma fu colpita dall'Alzheimer quando era adolescente. Queste problematiche mi hanno portato a rinunciare a intraprendere la carriera militare e a sposare una donna che si rivelò una grande bugia. Serena, 17 anni. I valori sono importanti. Attraverso essi si può distinguere ciò che è giusto o sbagliato, seguito dall'insegnamento di Dio. Chiara, 12 anni. Quando si è piccoli è giusto che i figli ascoltino i consigli dei genitori, perché non si può lasciare decidere a un bambino tutto ciò che vuole, specialmente i capricci. La risposta della mamma è questa: io faccio parte di un gruppo di preghiera di mamme, dove il Vangelo, la comunione fraterna, il dialogo e la preghiera sono gli ingredienti vincenti. La preghiera mi dà forza, il percorso verso la conoscenza di Dio sempre più personale e quotidiana mi aiuta e dà sostegno alla mia vita. Poi abbiamo Giusy, che ha risposto alle domande. La domanda che avevi fatto era: perché è importante essere prudenti e guardinghi nel fare le scelte di persone che frequentiamo, come ad esempio gli amici e il coniuge? La risposta è che se fai una giusta scelta nella vita sarai più serena ed equilibrata. La terza domanda che hai fatto è: quali criteri di scelta ci proteggono da eventuali errori e quali invece ci aiutano a fare scelte giuste? La risposta è: dobbiamo scegliere chi è più vicino al nostro modo di vivere per non avere conflitti. Alla quarta domanda: cosa fare quando ci si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata? Poter andare avanti nel miglior modo, come disse Dio: tutto coopera al bene per coloro che lo amano. Quando dà il consiglio di non mettersi con gli infedeli, non si riferisce solo per il coniuge, ma anche per gli amici e per tutti coloro che ci circondano. Poi abbiamo una giovane ascoltatrice, Ludovica. Perché è importante essere prudenti e guardinghi nel fare le scelte di persone che frequentiamo come amici e coniuge? La risposta è questa: è importante perché influiscono sulla nostra vita giornaliera e sul nostro equilibrio psichico. Non si può scegliere il nucleo familiare in cui crescere, ma possiamo scegliere gli amici o il coniuge con cui condividere e trascorrere la vita. Il nostro tempo è prezioso. Scelte sbagliate possono ledere la nostra persona inesorabilmente. La quarta domanda: cosa fare quando ci si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata? La risposta è la seguente: occorre riconoscere di aver sbagliato e ripartire dal proprio errore, chiedendo a Dio di aiutarci a trovare la soluzione, se noi glielo permettiamo. È essenziale capire che non sempre la soluzione arriva subito, dobbiamo avere la pazienza di saper aspettare ed ascoltare. Non è affatto facile, in certi momenti è davvero faticoso. Penso che capita a tutti incorrere in una scelta sbagliata. A me è capitato parecchie volte. Dei miei errori io ho imparato tanto, ho imparato che in certi momenti, quando non si trova via d'uscita, bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto in primo luogo a Dio, ma anche a chi ci vuole bene ed è disposto a starci vicino aiutandoci. Ascoltiamo l'audio di Nicoletta. Condivido il messaggio di Paolo Benini. Purtroppo la vita mi ha fatto vedere come le scelte sbagliate hanno distrutto vite, famiglie e persone che ci stanno vicino. L'uomo più ricco è chi prega prima di ogni scelta, ma che non pretende che per ogni scelta sia fatta la sua volontà, ma che accetta che per ogni scelta sia fatta la volontà di Dio e non quella che noi desideriamo. Non è facile accettare tante volte la volontà di Dio, perché a volte come bambini vogliamo quel giocattolo, allora speriamo che le cose vanno come a noi piacciono. Per questo proprio il Signore ci chiede di affidare a Lui le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansietà, non solo perché noi siamo importanti per Lui, ma perché Dio per noi ha pensieri di pace e non di male, perché solo Dio conosce il nostro domani, solo Dio ci può aiutare a comprendere e a fare le scelte migliori. Mi hanno colpito le risposte. Risposte sagge, e mi fa piacere che ci siano degli ascoltatori che contribuiscono con queste risposte all'offerta che
questi microfoni danno a chi ci ascolta. Il tema della puntata. Ecco, questo è tratto dal film del Re Leone, no? È interessante anche questo audio, insegna molto. Allora, io credo che il tema che affrontiamo oggi meriterebbe non una trentina di minuti, meriterebbe diverse volte 30 minuti, perché il tema ci introduce in svariati campi. Faccio tre esempi, semplici semplici. Uno mi riguarda. Riguarda il divorzio che ha avuto mio figlio, che ha subito. Comunque, c'è stato un divorzio e credo che la responsabilità non stia tutta da una parte, c'è una responsabilità condivisa. Questo divorzio ci ha a tutti, almeno dalla parte mia, di mio figlio, di mia nipote, di mia moglie, dei miei figlioli, degli altri, ci ha imposto dei cambiamenti, ma dei cambiamenti che non ci saremmo mai immaginati. Basti pensare che anche se si è concluso tutto con la sentenza del tribunale, ci sono delle conseguenze che continuano, che vanno gestite, per le quali dobbiamo non soltanto investire in denaro, perché costa ancora oggi, costa a tutta la famiglia economicamente, ma bisogna investire per saper affrontare i cambiamenti che vediamo nel volto della bambina, della nipotina, i cambiamenti che mio figlio ha dovuto affrontare e per conseguenza noi stessi abbiamo dovuto affrontare, dei cambiamenti che implicano delle emozioni, uno stress non soltanto emotivo ma anche fisico, perché sono a 200 km di distanza, mio figlio vuole stare il maggior tempo possibile con la bambina, andare a fare ogni volta per prendere la bambina 400 km, un po' di meno forse, è uno stress. Penso a un altro cambiamento che affrontano tutti o la maggioranza. Immaginate una persona che si trova in un attimo di fronte a un referto medico che gli dice: tu c'hai un cancro. Tutto cambia, bisogna essere forti per non subire un tracollo con una informazione del genere. Oggi si ha la speranza di superare il cancro, ma non tutti i cancri che ci colpiscono sono stati risolti positivamente. Molti portano inesorabilmente alla fine, e capite a cosa mi riferisco. Un altro cambiamento che non è gestito nella giusta maniera, ma che necessita una scuola particolare per saperlo affrontare, è quando ci si prepara al matrimonio. Nel passato questo cambiamento era meno radicale, meno sconvolgente di adesso. Perché? Io sono nato in una famiglia tradizionale, c'erano in casa i nonni, alcuni zii, mio padre e mia madre. Eravamo tutti assieme, quando si era a tavola si era una dozzina. I miei antenati erano agricoltori e mi ricordo mio nonno che era ancora molto molto in salute, burbero, forte, aveva un unico problema, era sordo, ed era diventato sordo per le esplosioni che aveva subito durante la guerra, esplosioni vicino che avevano creato un fischio continuo all'udito. Mio padre ha portato sua moglie in una casa, mia madre ha subito un cambiamento tremendo, ma oggi c'è di più. Oggi viviamo nel cambiamento che produce il matrimonio, anche se molti vivono già da marito e moglie prima di sposarsi, prima di andare a abitare definitivamente assieme, anche se c'è la convivenza che è un adattamento con costi a volte minimi, il matrimonio comporta dei cambiamenti, l'arrivo di un figlio che sta bene
e che cambiamento avviene se il figlio ha dei problemi di salute. Ecco, i cambiamenti non possono essere evitati. C'è un'altra cosa che se ne parla tantissimo. Quando mai in Europa ci avevamo sentito parlare di tornados? Pensate un attimino, l'anno scorso, a fine agosto, c'è stato un tornado sull'Adriatico fra Torre Pedrera e Rimini. Un tornado a 20 chilometri che ha alzato delle onde che, a causa del fatto che il mare, l'Adriatico, è abbastanza piccolo rispetto agli oceani e che per lungo tratto vicino alla costa la profondità dell'acqua non è tanto grande, non ha recato dei danni. Ma quando mai noi eravamo preparati a un tornado? Un tornado con quel vortice tremendo che dove arriva spazza via tutto. Noi dobbiamo prepararci a cambiamenti tremendi a causa della situazione del clima. Qui in Svizzera, dove abito, quando sono arrivato i primi anni c'erano sempre ogni anno per due o tre mesi 70-80 centimetri di neve. Sono 3-4 anni che quasi non nevica più. E sono diminuite moltissimo le piogge. E questo obbligherà a dei cambiamenti radicali, perché dovremo fare ancora maggiore attenzione all'uso dell'acqua, dovremo fare ancora maggiore attenzione all'inquinamento, perché sappiamo che tutto questo avviene a causa dell'inquinamento. Dobbiamo abituarci ai cambiamenti, non c'è niente da fare. Come dicevo, una risposta, il cambiamento ci può aiutare a crescere. Il crescere non significa che sia un crescere sempre positivo, perché quando ci siamo distrutti la vita, abbiamo distrutto l'ambiente, procurando danni alla natura tremendi, ci farà rendere saggi, ma i danni li abbiamo fatti e li dobbiamo subire. I miglioramenti ce ne sono, perché c'è sempre la possibilità di imparare da qualsiasi, anche sconfitta. Dobbiamo essere onesti nel riconoscere che i cambiamenti non sempre sono positivi. Percorsi tematici. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. È nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. Il cambiamento è l'unica costante di tutta la scienza. Come viviamo il cambiamento, questo dipende da noi. Queste sono frasi di Albert Einstein. Quali sono i percorsi che ci proponi, i percorsi tematici che ci proponi in relazione appunto all'argomento di oggi, che è prepararsi al cambiamento? Allora, siccome comunque non possiamo parlare del cambiamento in tutti gli aspetti che abbiamo, neanche in quei pochi che abbiamo menzionato, adesso mi viene in mente un altro cambiamento che sta succedendo in Cina e in America: la morte delle api. In Cina non ci sono più api per far impollinare i fiori, e per cui pagano la gente che con dei piccoli bastoni vanno a toccare i fiori per far cadere il nettare, i pollini su altri fiori per provocare la fecondazione. Però noi non possiamo affrontare tutti i temi che sono oggetto di cambiamento. Il tema generale che stiamo affrontando in queste puntate sulle stagioni della vita, e sono soprattutto in relazione alla vita della persona umana nel suo rapporto di persona singola e soprattutto nell'ambito della famiglia. Per cui i percorsi tematici che vorrei toccare, vorrei individuare, vorrei presentare, anche perché se c'è una realtà che sta subendo dei grossi cambiamenti è proprio la famiglia, e dobbiamo cominciare a riflettere seriamente se vogliamo salvaguardare questo istituto che ha conservato l'umanità per secoli. Dobbiamo fare qualcosa. La prima pista di riflessione è che nell'ambito della famiglia dobbiamo, in generale, senza toccare un aspetto, i figli, la moglie, i suoceri, niente, se in generale la famiglia oggi richiede una riflessione attenta e una preparazione forte, perché
esistono dei cambiamenti nella società che mettono la famiglia sotto stress, quindi la famiglia in generale. Poi chiaramente dei grandi cambiamenti ai quali bisogna prepararsi e per i quali necessita riflettere se vogliamo essere costruttori di una società migliore. I cambiamenti per i quali bisogna prepararsi che riguardano tempo in cui si vuole costruire una famiglia, mettere su famiglia, si diceva una volta. Terzo, cambiamenti una volta che si è creata la famiglia nell'ambito della famiglia, quindi la genitorialità, l'educazione dei figli, la presenza dei figli, sono tutte cose che necessitano cambiamenti. Non solo questo, la missione della famiglia. Purtroppo oggi la famiglia è talmente sottoposta allo stress della società che sta perdendo di vista la sua missione, che è quella della crescita di tutti i suoi componenti. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Bibbia? Parlando di questo cambiamento che è forte e importante nella formazione di una famiglia, nella gestione di una famiglia, dobbiamo andare a consultare chi ha inventato la famiglia. E siccome la famiglia è il più antico istituto della società umana, la famiglia è stata sempre oggetto della fondamentale attenzione dell'uomo. Il matrimonio, per esempio, proprio la cerimonia del matrimonio, è presente in tutte le culture primordiali, è presente in tutte le origini dei ceppi sociali. Il matrimonio è sempre stato oggetto di grande sacralità, di grande ritualità, di grande importanza, perché fa parte della vita. Noi siamo stati creati uomo e donna, che se ne voglia dire, che se ne voglia cambiare, e questo modo di essere è l'unica, finora non se ne è stata inventata nessun'altra, forma, sostanza, momento, luogo per poter sostenere il mantenimento della razza umana. L'uomo viene da un uomo e da una donna. Una nuova creatura è il frutto di un rapporto di amore fra un uomo e una donna. Per cui questo, che si trova in tutte le culture, è nelle prime pagine della Bibbia. La prima pagina della Bibbia, e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, che abbia eccetera eccetera, poi dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questi giorni ho comprato un tester perché dovevo fare dei rilevamenti elettrici, sono andato a vedere il libretto istruzione, come usarlo per non distruggerlo alla prima battuta. E così va fatto per quel che riguarda la famiglia. Questa è una radio di credenti nel Vangelo, nella Bibbia. Ci rifacciamo alle indicazioni della Bibbia, crediamo che la Bibbia sia parola di Dio, sia stata ispirata da Dio come vademecum per la vita umana, in tutte le sue dimensioni, compresa, non ultima, compresa la famiglia. E la Bibbia dice che Dio ha creato a sua immagine l'uomo maschio e femmina e disse loro: crescete, moltiplicate, riempitevi la terra. Qualche paragrafo dopo dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una stessa carne. È un'unione che non ha paragoni se non simili nel regno animale. Non esiste nessun'altra unione così unica, così forte, così cementata, così radicale come un'unione familiare. Non ha delle implicazioni così forti come quelle della famiglia. E qui racconto un'esperienza. Quando eravamo appena sposati, ci siamo installati a Padova come primo luogo del nostro lavoro, dopo 6 mesi, non so per quale motivo, i servizi sociali del comune di Padova, dove abitavamo, venne un assistente sociale a casa nostra, forse perché aveva visto qualcosa sulla nostra famiglia nei documenti, non so,
mia moglie era stata infermiera per bambini, aveva lavorato come infermiera per bambini in ospedale, e per cui questo era un dato che forse per loro era importante. È venuto un assistente sociale chiedendoci se potevamo per qualche settimana prendere un bambino figlio di genitori entrambi in carcere. Il bambino aveva 19 mesi, ma a causa dei problemi di quella famiglia era cresciuto come se uno che avesse 9-10 mesi. Aveva 18 mesi, non parlava, non si muoveva, andava ancora a gattoni, era sempre triste. E l'abbiamo preso. Questa esperienza ci ha forgiato, ci ha preparati per avere poi figli noi. In pochi mesi questo bambino ha recuperato, perché invece di qualche settimana è stato con noi 5 mesi. Abbiamo dovuto lavorare, imparare all'improvviso, perché quando uno aspetta un figlio ha comunque sempre 9 mesi. Se invece il figlio è il frutto di una pianificazione familiare, allora ci si prepara già ancora prima di poterlo far partire. E quindi ci vuole lì una preparazione forte per affrontare il cambiamento. E noi abbiamo dovuto affrontare il cambiamento anche in una maniera diversa, perché è arrivato, non mi ricordo bene, mi sembra che fosse il giovedì mattina, abbiamo ricevuto questa telefonata dei servizi sociali del comune. Pochi giorni dopo, credo all'inizio della settimana successiva, è venuta l'assistente sociale. Il venerdì mattina siamo andati a prendere il bambino all'ospedale. Far fronte a un cambiamento non improvviso, subitaneo, proprio come un fulmine, e abbiamo dovuto prepararci per la famiglia, prepararci al cambiamento che implica la famiglia. È una delle raccomandazioni forti che la Bibbia dedica, e lo dedica tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento. La prima cosa che Dio fa nell'Antico Testamento, alla quale dedica tanta attenzione, è la famiglia. Crea l'universo, crea la terra, crea questo mondo, e lo dice in pochi versetti. Poi quando parla della creazione dell'uomo e della donna, in proporzione dedica il maggior numero di versetti. Il capitolo successivo, il capitolo 2, dedica 3-4 paragrafi ancora alla famiglia. Al capitolo 3 le conseguenze che la famiglia subirà a causa del peccato. Al capitolo 4 la continuazione e la moltiplicazione delle famiglie. Al capitolo 5 idem, al capitolo 6 una famiglia si salva dal disastro del diluvio. È sempre la famiglia al centro. È lo stesso nel Nuovo Testamento. Gesù comincia la sua opera e la prima cosa, il primo evento cui partecipa sono le nozze di Cana, a mostrare l'importanza che per Dio ha la famiglia. E se per la famiglia, e se per Dio la famiglia è così importante, se l'ha fatta per il bene dell'uomo, per il nostro bene, quanto più noi dobbiamo dedicarci alla famiglia e affrontare i cambiamenti che essa implica. Domande per riflettere. La vera moralità consiste nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente. Ci sono tanta superstizione e ipocrisia in giro che si ha paura anche di agire rettamente. Ma se si dà spazio alla paura, si finisce col dovere reprimere anche la verità. L'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. La regola d'oro è di agire senza paura in ciò che si ritiene giusto. Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fin tanto che non vengono trasformate in azioni. Sì, il cambiamento che puoi vedere avvenire nel mondo. Il cambiamento è l'unica costante nella nostra vita. Come viviamo il cambiamento, questo dipende da noi. E queste sono parole di Gandhi. La prima domanda: a quale preparazione deve predisporsi una coppia di genitori che vede un proprio figlio o i propri figli prepararsi per il matrimonio? Ma questo implica una domanda che avrebbe dovuto essere fatta prima. A quale preparazione chi si vuole sposare
chi pensa di sposarsi ha obbligo morale di attenersi e di praticare. Andiamo alla seconda? Sì. Come possiamo preparare altri, il prossimo, gli amici, al cambiamento senza essere invadenti? Eh sì, perché a volte noi pensiamo di poter dare consigli agli altri e entriamo nella privacy. Mm-hmm. E come fare uso dei nostri errori per aiutare gli altri a vivere i loro cambiamenti? Complimenti Paolo per queste domande, sono veramente molto attinenti, attuali, e invitiamo gli ascoltatori a farci pervenire le loro risposte. Saluti!